Questa volta la duchessa Meghan Markle l'ha fatta davvero grossa e la regina Camilla è su tutte le furie. Vediamo cosa è successo. Non c'è pace per la Royal Family nemmeno ora che i problemi di salute della principessa Kate e di re Carlo sembrano essere migliorati. Sono stati mesi durissimi per i reali d'Inghilterra, mesi in cui la famiglia è stata messa con le spalle al muro da malattie, rancori e pettegolezzi di ogni tipo. Tutto è iniziato lo scorso gennaio quando, quasi parallelamente, re Carlo ha scoperto di avere un tumore e la principessa Kate Middleton è stata operata d'urgenza. Dopo mesi di silenzi e voci ridicole di presunte violenze domestiche o decessi nascosti ai sudditi, la principessa del Galles è riapparsa e ha confessato di avere anche lei il cancro. Ora, dopo quasi un anno di chemioterapia, Kate sta molto meglio ed è tornata a prendere parte ad occasioni ufficiali insieme al marito, il principe William. Ma non c'è ancora pace per la Royal Family. Ora che sembrava essere di nuovo tutto a posto, la duchessa Meghan Markle ne ha combinata un'altra e la regina Camilla non intende fargliela passare liscia questa volta. Camilla furiosa con Meghan. Ecco che cosa ha combinato la moglie di Harry. Che tra Meghan Markle e la famiglia del marito non corra buon sangue non è sicuramente una novità. Infatti sono anni ormai che Harry e Meghan vivono lontani da Londra. La coppia si è definitivamente stabilita con i due figli negli Stati Uniti e Meghan ribadisce spesso che Londra non è un luogo sicuro per lei. Ma prima di lasciare Londra definitivamente nel 2020, Meghan Markle prese parte ad un evento al National Theatre e venne fotografata. A quello stesso evento prese parte anche la regina Camilla, che tenne un lungo intervento su un tema particolarmente delicato, la violenza domestica. A Meghan era stata fatta una semplice richiesta: non pubblicare le sue foto il giorno stesso in modo da non mettere in ombra Camilla che, all'epoca, non era ancora regina e il suo intervento. Ma la duchessa del Sussex e il marito, il principe Harry, fecero, come si suol dire, orecchie da mercanti. Meghan e Harry pubblicarono il giorno stesso le foto di Meghan al National Theatre sui profili social, sottolineando l'importanza del ruolo della duchessa in qualità di mecenate. Insomma, non fecero nulla per non oscurare Camilla che, come era prevedibile, andò su tutte le furie e ci rimase malissimo. Nel frattempo i rapporti tra i Sussex e la famiglia reale si sono progressivamente deteriorati e, in particolare, il principe Harry, durante gli ultimi viaggi a Londra, ha visto di sfuggita il padre e non ha praticamente rivolto la parola al fratello.